L'ultimo saluto, l'Imbadi piange, Matteo Vinci, 3 mesi dopo l'autobomba che ha spezzato la vita del giovane biologo vibonese, celebrati i funerali. Più di 200 le persone al fianco di Mamma Rosaria e Papa Francesco. Elio provocatorio. A Caolonia, la curiosa protesta di alcuni cittadini che manifestano contro i ritardi legati alla ricostruzione del Ponte Allaro. Allarme cinghiali, l'appello di Coldiretti alla regione su un'emergenza che sta mettendo in ginocchio gli agricoltori calabresi. Abbiamo dato tanti consigli, ma nessuno ci ascolta, così il presidente Pietro Molinaro. Turismo, lacrime e sorrisi a Lamezia, degrado e abbandono, avvolgono le terme di Caronte, un tempo fiore all'occhiello del turismo di casa nostra, che sembra essere esploso invece a Lorica, presa d'assalto anche d'estate. Sogno e realtà, il presente e il futuro del Crotone impegnato con i primi allenamenti stagionali. Si lavora per il nuovo campionato di Serie B, ma si spera nella riammissione in A. Buona domenica da Alessio Buonpasso e da tutta la redazione. Bentornati alla nostra informazione. In apertura i funerali di Matteo Vinci, il giovane biologo ucciso, come ricorderete, dall'autobomba esplosa all'Imbadi il 9 aprile scorso. 3 mesi dopo l'attentato dinamitardo, cittadini e associazioni si stringono attorno al dolore di mamma Rosaria e papà Francesco. Piange mamma Sara sul feretro del figlio, è un caldo sabato d'estate, l'Imbadi, scuola media Alvaro, 96 giorni dopo il 9 aprile, il giorno dell'attentato, quello dell'autobomba che ha ucciso tra atroci sofferenze Matteo Vinci e costretto a più di 2 mesi di ricovero nel centro Grandi Ustioni di Palermo, il padre Francesco, ancora sofferente, claudicante, sorretto da un bastone e dall'amata moglie Sara. Il rito delle condoglianze nella camera ardente è composto e silenzioso. L'orchestra Tirrenium suona le note del silenzio. I funerali celebrati con rito civile sono un alternarsi di ricordi, di testimonianze, di dolore. Mamma Sara raccoglie i suoi sentimenti in uno scritto struggente affidato alla lettura di Merilia Ciconte. Qui, in questa bara, giace quello che resta di mio figlio. Un figlio amante della musica, degli animali, della natura. Amava noi, i suoi genitori, amava la vita. Matteo è morto straziato da una bomba. Dilaniato da una carica di tritolo, asso vivo, senza avere colpa alcuna. Dall'Argentina Laura Sorbara, la fidanzata di Matteo, scrive e scalda i cuori pensando all'uomo che sperava di sposare e che l'arroganza mafiosa gli ha portato via. Grazie per tutto l'amore che mi hai dato, grazie per aver visto in me una bellezza che ignoravo. Per avermi amata più di te stesso, per avermi illuminato nel mio momento più buio, mi hai restituito il sorriso quando credevo di averlo perso. Hai portato colore e allegria nella mia vita. Al fianco dei coniugi Vinci Scarpulla c'è l'avvocato e amico Giuseppe De Pace. È lui a chiudere gli interventi in ricordo di Matteo, amici, vecchi compagni di scuola, figure della società civile. Piange, commosso, Francesco Saccomanno, è il segretario di Rifondazione Comunista per la provincia di Cosenza, è l'unico politico presente, la politica locale non c'è. Testimoni comunque sia dell'onnipresenza dello Stato, i carabinieri della stazione di Limbadi e della compagnia di Tropea e gli agenti in borghese della squadra mobile di Vibo. Le altre istituzioni assenti, non una fascia tricolore, con un commissario. Ci sono Libera e le agende rosse di Salvatore Borsellino. Ci sono, partecipi al dolore e non solo per lavoro, i giornalisti, dai calabresi alle Iene. Non ci sono i Mancuso, neppure quelli, donne e boss, che si erano recati da mamma Sara per farle le condoglianze, per prendere distanze dall'attentato per il quale ora sono in carcere, quali presunti mandanti, Rosaria Mancuso, il genero e una figlia, un'autobomba, la libanese, per un fazzoletto di terra conteso. Già, c'erano solo poco più di 200 persone presenti, ma vere. Almeno sono stati i funerali veri di una vittima di mafia, non una passerella. Cristina Iannuzzi per l'AC News 24. Cambiamo argomento. La curiosa provocazione di alcuni cittadini di Caolonia che hanno manifestato contro i ritardi per la ricostruzione del Ponte Allaro.
Per risollevare il ponte Allaro arrivano i palloncini gonfiati ad elio. La provocazione, partita dal web, ha coinvolto un centinaio di cittadini che ieri pomeriggio hanno manifestato lungo la statale 106 a Caulonia Marina per protestare contro i ritardi relativi alla ricostruzione della campata crollata nell'alluvione del 2015. Se non c'è la minaccia all'incolumità pubblica, mi spiegate perché ci sono i sensori, perché c'è il geo, non mi ricordo come si chiama, l'apparecchietto che è messo sotto al ponte, perché ci sono i cantonieri sul ponte che monitorano 24 ore su 24. Qui è una cosa ciclica che si ripete, ogni anno c'è un'alluvione, ogni anno un ponte cade e poi bisogna aspettare 4, 5, 6 anni come è successo per l'altro ponte sul Precariti. L'iniziativa è stata promossa dal comitato Attiviamo Caulonia, che ha chiamato a raccolta cittadini e amministratori del territorio per chiedere un'immediata soluzione del problema. Ma è giusto essere insieme ai cittadini, alle associazioni, ai movimenti, perché si tiene alta l'attenzione su un problema serio qual è quello del ponte Allaro, perché è appunto un'arteria strategica per l'intero territorio e quindi è giusto, perché il problema è di tutti, il problema non è soltanto dei cittadini, ma è perché è su loro che appunto i pregiudizi maggiori gravano, ma il problema è di tutti, delle istituzioni, dei cittadini, delle associazioni, e quindi è giusto stare accanto a loro e condividere un percorso. Ilario Balì per la CNews 24. Una frana si è verificata nella tarda serata di ieri a Longobucco, in prossimità del torrente Manna. Il movimento franoso ha interessato il garage di un'abitazione che è stato danneggiato. L'evento è stato segnalato alla sala operativa unica regionale della Protezione Civile, che ha inviato una torre faro per illuminare a giorno i settori più critici e ottenere un quadro esaustivo del rischio per persone o cose. Secondo una prima valutazione, la frana sarebbe stata causata dalle perdite di un canale di scolo. Alcune abitazioni sono state evacuate a scopo cautelativo. Complessivamente sono state sgomberate 8 famiglie per un numero di 20 persone. E adesso l'emergenza cinghiali e l'appello alla regione di Coldiretti. C'è questa emergenza che è diventata una calamità. Purtroppo, insomma, abbiamo tempi lunghi, insomma, e diciamo da lumaca, insomma, nell'intervento regionale, che non hanno colto questa segnalazione di Coldiretti. Coldiretti è il braccio di ferro con la regione Calabria. Sul nodo cinghiali la Confederazione degli agricoltori sta facendo da pungolo da mesi, ma con scarsi risultati, eppure il sindacato ha ricette e suggerimenti da vendere. Rideterminare le aree vocate e non vocate da parte, diciamo, della possibilità di avere i cinghiali su questo territorio, sostanzialmente dove c'è territorio agricolo non ci possono stare i cinghiali, fare in modo che le squadre dei cacciatori, insomma, possano avere una turnazione per favorire, diciamo, una maggiore incisività, insomma, nel periodo di caccia, ma la cosa che a nostro avviso è molto più importante è autorizzare gli agricoltori che hanno il permesso di caccia, quindi il porto d'arma, di poter fare l'attività, diciamo, selettiva e di contenimento direttamente. Al momento, anche se un cinghiale dovesse entrare nel terreno di un agricoltore e questo avesse il porto d'armi, non è autorizzato ad abbatterlo. Ma intanto la conta dei danni è altissima. Gli agricoltori sono esasperati, le stanno provando tutte per arginare il fenomeno, ma le bestie riescono a rompere qualunque tipo di recinzione. Spinti dalla fame, distruggono le colture, mandano in malora raccolti e sacrifici di chi vive di questo. Ci sono poi i rischi per la salute. Sono 92 casi censiti dalle ASL, per esempio di tubercolosi, che significa anche il rischio per la salute umana. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Rieducare e riabilitare i detenuti si può anche attraverso l'arte. Il progetto finanziato dal Comune di Gioiosa Ionica, presentato dalla Casa Circondariale di Locri. C'eravamo anche noi. L'arte come mezzo per il recupero e la riabilitazione sociale delle persone in carcere. Il progetto ha coinvolto i detenuti della Casa Circondariale di Locri, affinché il lavoro possa essere un pungolo per uscire dalla malavita. L'iniziativa è stata finanziata dal Comune di Gioiosa Ionica, in collaborazione con la Consulta delle associazioni, mentre le opere realizzate dai detenuti sono state esposte nel cortile di Palazzo Meduri. Il carcere lo intendo come un luogo dove si diano alle persone delle opportunità, opportunità di riscatto, e ben vengono queste iniziative, e il lavoro, lo studio, l'arte, tutto quello, e grazie alla partecipazione appunto della società civile. Solo così il carcere può
fare sicurezza sociale, può restituire delle persone diverse che hanno capito di avere sbagliato e intraprendano la strada della legalità. Quello che è stato fatto al Tribunale di Locri è stato veramente qualcosa di eccezionale, ritengo, non per le opere che sono state eseguite, i risultati concreti e materiali, per l'entusiasmo che è stato suscitato in tutto il personale dipendente dell'ufficio. Ilario Balì per la CNews 24. Ci spostiamo a Cosenza per la querela legata al museo dedicato ad Alarico. Adesso, per la concessione del nulla osta paesaggistico, si pensa ad un tavolo tecnico. Alarico, croce e delizia della città di Cosenza, il suo mitico tesoro lo hanno cercato in molti tra le anse del Busento, Mario Occhiuto però lo ha individuato nella stessa figura del conquistatore barbaro. Al pari di altre affascinanti storie leggendarie, quella del re dei Visigoti ha attratto l'attenzione di media di caratura internazionale, un veicolo promozionale che il sindaco ha deciso di amplificare in tutti i modi avviando una campagna di scavi, posizionando la statua dell'artista Paolo Grassino in corrispondenza della confluenza con il Crati ed appaltando la demolizione dell'ex hotel Jolly e le mostro sede dell'ATRP fino a pochi mesi fa, destinato adesso a lasciare il posto ad un museo dedicato al condottiero germanico. L'iter è in fase avanzata, ma per poter procedere è necessario il rilascio di un nulla osta paesaggistico da parte della soprintendenza. Presto sarà convocato un tavolo tecnico per giungere alla migliore soluzione affinché il nuovo edificio possa integrarsi perfettamente con il contesto circostante. In effetti non sembra che le autorizzazioni siano, ci sono delle cose preliminari, ma non di dettaglio. E quindi diciamo dovremmo cercare di aprire un tavolo tecnico comune per discutere questa cosa, però per quello che posso dire è che si tratterebbe di un intervento migliorativo, perché comporterebbe la demolizione del Jolly Hotel e quindi mantenere solo i due piani più bassi, che sarebbero poi trasformati in questa cosa museale. Però naturalmente non c'è un'autorizzazione al comune, che adesso ha presentato domande, quindi noi pensavamo di aprire un tavolo tecnico per trovare la soluzione migliore. Salvatore Bruno per la CNews 24. A Vibo Valentia la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nel settore della termoidraulica al centro di un incontro promosso dall'INAIL. Resta la prevenzione l'unico modo per combattere il fenomeno degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per questo l'INAIL di Vibo Valentia, con in testa Vincenzo Belmonte, ha organizzato un momento informativo rivolto in maniera particolare al mondo della termoidraulica, approfondendo alcuni temi come il welfare contrattuale artigiano, gli ammortizzatori sociali, la prevenzione sui luoghi di lavoro, il bando ISI 2017. Il bando ISI è un bando di finanziamento per le imprese, per aderire a quelle che sono la prevenzione sul lavoro. Una delle mission dell'istituto col tempo è diventata la prevenzione, perché chiaramente ci teniamo che i lavoratori non si facciano male, oppure si facciano male meno. È da 10 anni che l'istituto promuove l'iniziativa a livello nazionale. A livello regionale per quest'anno sono stati stanziati 10 milioni di euro che noi mettiamo a disposizione delle imprese, le quali contribuiscono per un 35% a loro carico e per il 65% a carico dell'istituto. Nel corso dell'incontro è stato inoltre sottolineato il ruolo delle parti sociali a tutela di imprese e lavoratori da parte del segretario generale della CGIL di Catanzaro, Raffaele Mammoliti. Sostanzialmente attraverso i nostri delegati, gli RLS, contattiamo le imprese al fine di fornire loro una serie di adeguate informazioni, il quadro normativo previsto. Questo per consentire ai lavoratori e alle imprese di evitare il verificarsi di incidenti sul lavoro, di infortuni che spesso purtroppo ai noi sono anche mortali e che hanno un costo sociale elevatissimo. Rossella Galati per la CNews 24. Era l'11 luglio del 1958 quando a Crotone nacque l'Avis. Per questo traguardo importante sono iniziate le celebrazioni che si protrarranno per tutto l'anno. La sezione crotonese dell'Avis ha raggiunto un traguardo molto importante, i suoi primi 60 anni di attività. Era l'11 luglio del 1958 quando iniziò l'attività di una delle organizzazioni di volontariato più nobili. Per questo motivo sono partite le celebrazioni, che si protrarranno fino a dicembre. Dopo la raccolta di sangue organizzata in concomitanza del giorno della fondazione della sezione, si è tenuto il convegno Avis a Crotone, una storia lunga 60 anni, al quale hanno partecipato le unità provinciali e interprovinciali. Molte cose sono cambiate, non certo lo spirito nel fare
il nostro, diciamo, operato. Noi abbiamo aumentato tantissimo nell'ultimo decennio la raccolta di sacche di sangue, siamo arrivati a oltre 2.000 sacche e negli ultimi due anni il trend è aumentato, siamo arrivati a 2.350 sacche. Grazie al lavoro dell'Avis Crotone e dei suoi donatori è rientrata anche l'emergenza sangue che, come ogni estate, si era ripresentata. In questo momento grossi allarmi di sangue non ci sono, di volta in volta noi stiamo chiamando per quei gruppi in cui c'è un po' di carenza, solitamente per il gruppo 0, qualche volta positivo, altre volte negative. Da Crotone per l'ACI News 24. Adesso la pagina del turismo, quel turismo calabrese tra gioie e dolori. Guardando però alle notizie positive, partiamo da Lorica, presa d'assalto anche d'estate, guardate. Dici Lorica e dici montagne innevate, piste da sci, bob e slittini. Ma in realtà dici Lorica e dici anche tutto questo, perché la Perla della Sila si vive 365 giorni all'anno, anche d'estate, quando nel cuore delle montagne cosentine si ritrovano turisti da tutto il meridione d'Italia, spinti dalla passione per la natura e lo sport, anche agonistico. Dove? Sul lago Arvo, splendido specchio d'acqua dolce che fa da teatro a campionati regionali e nazionali di canoa e kayak. Un festival di colori, emozioni, design, tenacia, concentrazione, formato pagaia. Bello anche solo da guardare, magari dal battello che permette a chiunque di ammirare Lorica ed il suo circondario da un punto di vista unico. E tra un giro in battello ed un altro, una vogata ed un'altra, ecco che a Lorica è sbarcata, è proprio il caso di dirlo, la nazionale italiana juniores di canottaggio, guidata dal tecnico e medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Sydney 2000, Walter Molea. Questa è la prima fase del raduno preparatorio dei mondiali di canottaggio che ci saranno il 12 agosto in Cecoslovacchia. Ci ha fatto piacere ritornare qui perché l'anno scorso abbiamo trovato le condizioni ideali per fare questa prima fase del raduno premondiale, che è molto importante per noi perché costituisce quel momento in cui si fa una rifinitura ed un'ultima selezione degli atleti. Insomma, una tradizione antica che guarda al futuro di Lorica, splendida d'inverno, sorprendente d'estate. Alessio Bonpasso per l'ACI News 24. Belle notizie legate al turismo calabrese anche a Cirò, dove esiste un binomio perfetto per il territorio crotonese, nello specifico la patria dei vini, come appunto Cirò. Una giornata all'insegna del vino in uno dei luoghi che rappresenta al meglio il patrimonio, Cirò. Si è aperta la prima tappa del festival itinerante dedicata all'enologia Rosso Calabria, che vede una giornata ricca di eventi nelle cantine. L'iniziativa si è aperta con la tavola rotonda Calabria da scoprire, esperienze ed emozioni tra paesaggi e sapori, che ha visto anche la presentazione del nuovo progetto enogastronomico dell'Enoteca regionale Casa dei Vini di Calabria. L'obiettivo che noi ci siamo posti come Enoteca regionale è quello di allestire un prodotto, che possiamo considerare un nuovo prodotto, che è quello di far diventare il cibo, il vino, l'enogastronomia calabrese un attrattore turistico. Stiamo cercando in sinergia con le altre istituzioni di creare un percorso di valorizzazione complessivo delle eccellenze calabresi. Penso che sia una scelta, non dico obbligata, ma quasi, insomma, Cirò per il vino in Calabria rappresenta sicuramente la parte più importante, quindi insomma per noi è un piacere, è un onore che cominci da qui Rosso Calabria. Fare in modo, insomma, di abbinare il vino al territorio, fare enoturismo, insomma, fare enogastronomia, insomma, è il nuovo trend, insomma, di crescita del nostro paese. La nostra regione si candida ad essere ovviamente una regione, insomma, che ha le sue bellezze, insomma, che le vuole abbinare alla cultura e al cibo calabrese. Da Crotone per la ACI News 24. Purtroppo non solo sorrisi ma anche qualche lacrima legata al turismo calabrese. Guardate in che stato sono le terme di Caronte, alla Lamezia Terme. Da qualsiasi altre parte le terme sarebbero state una risorsa importante.
prende il nome dalle terme, la città della Piana, terme che richiamano per cure svago un vero e proprio piccolo indotto da tutta la regione, sia nella struttura privata che in quella pubblica. Il tutto però senza che da parte della città ci sia alcun tipo di investimento nel decoro e nella manutenzione. Come vedete dalle immagini, quella che in gergo viene chiamata gurna, una piccola vasca sulfurea naturale, viene mantenuta da volontari che chiedono in cambio una libera offerta. Le strade sono degradate, erbacce e rifiuti le ingolfano, l'area mercatale su cui sono stati investiti milioni di euro non è mai stata terminata, gli autobus per collegare la zona al centro sono contati. Il trasporto urbano qua arriva solo fino alle 5, l'ultima corsa è alle 5. Se un signore che vive qua e che alberga qua a Caronte vuole andare a Nicastro a comprare ad esempio un vestito, una caramella, una qualsiasi cosa, l'ultima corsa è alle 5. Totale abbandono, degrado, incuria, soldi pubblici spesi male, opere incompiute, mezzi di trasporto urbano che mancano. Ci si ricorda di Caronte soltanto in campagna elettorale. Bisogna invece valorizzare questa parte della città che può portare veramente ricchezza. Ma è possibile che i commissari prefettizi non conoscono le terme di Caronte? Tiziana Bagnato per la CNews 24. A Vibo Marina il convegno in occasione del 70° anniversario della prima processione a mare di Maria Santissima del Rosario di Pompei. Con questo canto apotropaico di tradizione popolare si è aperto il convegno La Vergine e il Mare, antropologia della pietà popolare tra Italia e Spagna, in occasione del 70° anniversario della prima processione a mare di Maria Santissima del Rosario di Pompei. Fulcro del convegno, promosso dal Centro Studi sulla religiosità popolare Teotocos di Catanzaro, il mare, da sempre sinonimo di pericoli e insidie per chi lo ha attraversato. La processione della Madonna stende in qualche maniera una sorta di coperta simbolica che libera appunto i pescatori fedeli dai numerosi pericoli che il mare comporta. I festeggiamenti della patrona di Vibo Marina, la cui statua viene imbarcata su un motopeschereccio per essere portata in processione nel porto della città, vengono rinnovati ogni anno nella terza domenica di agosto. Il mare che per Vibo Marina è il luogo, un luogo di vita, di lavoro, e il mare che ha sempre rappresentato la metafora della vita. Da Vibo Marina per la CNews 24. La musica e il blues invece protagonisti a Rossano. Riparte il Calabria Blues Passion, 16ª edizione del Memorial Marco Fiume. Due tappe, quattro grandi concerti, tutti nel contesto dell'anfiteatro Rino Gaetano di Viale Mediterraneo sul lungomare di Corigliano Rossano, nella nuova grande polis della Sibaritide. Un cast d'eccezione per due serate, quella di martedì 17 e mercoledì 18 luglio, all'insegna del puro blues, interpretato dagli artisti di maggior successo nel panorama internazionale contemporaneo. Tutto questo nell'evento più importante dedicato alla musica della West Coast, promosso in Calabria e dedicato alla memoria di Marco Fiume, giovane chitarrista blues calabrese prematuramente scomparso nel 2002. Quindi spero che piacerà a tutti, magari un festival all'insegna del piano, del pianoforte, del keyboard come lo chiamano gli inglesi, e sicuramente spazierà dal blues al jazz, rhythm and blues, soul, quindi tutto quello che noi di solito vogliamo e ci aspettiamo. Ripeto, 17 e 18 luglio prossimi all'anfiteatro di Lido Sant'Angelo a Rossano, inizio dei concerti alle 21:30. Vi aspetto tutti. Come sempre l'ingresso è gratuito. Siamo ben felici, questo è un segnale ovviamente della nostra azienda di vicinanza al territorio, quindi ben lieti di essere qui oggi, ben lieti di sostenere questa iniziativa che sicuramente arricchisce non solo il cuore ma anche l'udito. Giusy De Luca per la CNews 24. Buongiorno. Adesso lo sport, il calcio, è iniziata ufficialmente la nuova stagione del Crotone, si lavora al nuovo campionato di Serie B, ma si sogna la riammissione in A.
Sono stati accolti dalla carica dei ragazzi della Curva Sud, i giocatori del Crotone, nel primo allenamento stagionale targato Giovanni Stroppa. Un centinaio di tifosi si sono ritrovati allo stadio Ezio Uscida per dare il benvenuto al nuovo mister e per assistere alle prime fasi della preparazione in vista del ritiro precampionato in Sila. Prima di scendere in campo sono intervenuti in sala stampa il neo allenatore rossoblù e l'attaccante Adrian Stojan. Mi piace l'approccio, mi è piaciuto l'approccio dei ragazzi, mi è piaciuto l'atteggiamento. E quindi sono molto soddisfatto di questo. Non ne avevo dubbi, perché prima di venire qua mi sono informato su quelle che potevano essere le caratteristiche mentali della squadra, dello spogliatoio, e quindi posso soltanto che confermare che quello che mi è stato detto è di assoluto valore, quindi c'è un'ottima mentalità. Questa è una base di partenza importante. Dobbiamo essere noi, questi più vecchi, bravi a far capire ai nuovi che si deve partire con il piede giusto, e i ragazzi sono concentrati su quello che chiede il mister. Adesso in ritiro capiamo velocemente quello che vuole il mister e sicuramente seguendolo avremo dei bei risultati. Giuseppe Laratta per l'AC News 24. Era il nostro ultimo servizio, grazie e ancora buona domenica da Alessio Buonpasso. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. LaC News 24, edizione giorno alle 14:15 ed edizione sera alle 20:30. LaC News 24, la Calabria che fa notizie.